Alla nobile famiglia dei Prato si lega la costruzione del palazzo baronale di Sava, conosciuto anche come il Castello, che ancora oggi nelle sue forme monumentali fa da quinta all'elegante scorcio di Piazza San Giovanni, prestigioso salotto architettonico dei Savesi. Risalente alla prima metà del secolo XVI, il castello fu edificato dal barone Pompeo Prato come residenza del suo casato. Con la morte dell'ultima baronessa Ippolita Prato nel 1630, il palazzo entrò nella proprietà della Compagnia di Gesù e venne ampiamente rimaneggiato. In seguito al dissesto finanziario della nobile famiglia, il bene venne acquistato dall'amministrazione comunale e trasformato nel 1884 in municipio. Recentemente restaurato, il palazzo baronale è ritornato alla sua splendida magnificenza, in grado ancora oggi di caratterizzare e rendere unico il bellissimo centro storico di Sava, in particolar modo la zona dei portici che si affacciano sullo scorcio di Piazza Spagnolo Palma. Tra le varie modifiche strutturali avvenute nei secoli, meritano menzione quelle effettuate nel XIX secolo dal barone Giuseppe De Sinno, che trasformò lo scantinato semipoggeo in frantoio. Ad oggi si può ammirare in questi spazi l'interessante allestimento del Museo dell'Olio e della Lucerna, istituto culturale promosso dal Comune di Sava e dall'Associazione Amici Museo dell'Olio. I reperti conservati nelle sale del museo afferiscono al mondo della civiltà olearia di Terra d'Otranto, quando le olive venivano spremute nei frantoi poggei per produrre una varietà pregiatissima di olio lampante. Infatti la maggior parte dei prodotti oleari realizzati nel Salento erano esportati in tutto il continente europeo come varietà lampante, ovvero come combustibile adatto all'illuminazione pubblica e domestica di lampioni e lucerne. A fare da corollario agli attrezzi di un tempo utilizzati per la spremitura delle olive, il museo conserva un vasto assortimento di lucerne e suppellettili per l'illuminazione, risalenti al tempo in cui l'olio era il principale protagonista della scena economica salentina, ma anche l'elemento essenziale per poter godere dell'illuminazione.